Benissimo. Buon pomeriggio e benvenuti all'incontro La filosofia medievale tra antichità e età moderna in memoria di Francesco del Punta. Siamo molto lieti di presentare il volume da poco pubblicato in memoria di Francesco del Punta nell'istituzione dove questo studioso e docente ha speso l'ultimo ventennio della sua carriera e della sua attività. Il libro che verrà presentato raccoglie i contributi originariamente offerti in una giornata di studio tenutasi a Firenze nel novembre 2014, a un anno circa dalla morte di Francesco, arricchiti nella versione a stampa da articoli che altri allievi e studiosi hanno voluto dedicare alla memoria del loro maestro e amico. Chi come me è stato allievo del Punta conosce bene la passione che Francesco ha avuto per la comunicazione scientifica ed ha sicuramente partecipato a molti dei seminari che amava organizzare tra i suoi studenti e collaboratori. Ecco, il volume che è oggetto della nostra conversazione questo pomeriggio non è altro che la pubblicazione degli atti di uno di questi workshops, che ha avuto luogo purtroppo senza Francesco, ma a cui Francesco ha fortemente partecipato in altro modo. Accanto a me siede Agostino Paravicini Bagliani, presidente della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, che ha editato assieme a me il volume, questo volume Memoria di Francesco, e che aveva contribuito a organizzare questa giornata di studi a Firenze. Siamo davvero grati io ad Agostino e agli studiosi che hanno gentilmente accettato di presentare il volume e che ci onorano della loro presenza. Sono due esimi conoscitori del pensiero medievale, il professor Rudi Imbach e il professor Pasquale Porro. Un pensiero affettuoso va ovviamente assieme ad un grazie riconoscente alla famiglia del Punta, qui rappresentata da Ignazio, e un pensiero speciale va ovviamente ad Alina e a Eugenio. Ci sono qui in sala assieme a noi alcuni dei contributori. Vedo Gianfranco Fioravanti, Cristina D'Ancona, Concetta Luna, Mario Bertagna, Andrea Trabarroni, spero di non omettere alcune, che ringrazio molto. Ringrazio molto gli studenti, i dottorandi, i ricercatori e i docenti della Scuola Normale, Corrado Bologna qui assieme a noi, che ci fanno piacere con la loro presenza. Infine un ringraziamento alla Scuola Normale stessa, che ci ospita, che ha fornito supporto finanziario per la pubblicazione del volume. Procederemo così, dapprima Agostino Paravicini Bagliani introdurrà brevemente Rudi Imbach, a cui lasceremo la parola per la sua esposizione di alcuni dei contributi del volume. Poi io farò altrettanto con il professor Pasquale Porro, a cui lasceremo la parola per l'esposizione e la sua visione del libro stesso. Avremo poi alla fine un piccolo buffet, un momento conviviale a cui tutti siete cordialmente invitati per interloquire con i nostri relatori, per scambiarci idee e anche per appunto concludere convivialmente in uno spirito molto caro a Francesco gli incontri e questo incontro e questo scambio di idee. Quindi lascio la parola ad Agostino per una introduzione del professor Imbach. Sì, l'amico Rudi Imbach mi permette, prima di presentarlo, vorrei dire, è difficile in queste circostanze utilizzare le parole, perché se si dice piacere naturalmente non funziona, se si dice festeggiare non funziona per i motivi che conosciamo, però devo dire che ringrazio anzitutto Amos e la Scuola Normale per l'ospitalità di questa giornata, che prolunga una magnifica giornata che è stata quella appunto di cui i cui studi sono ora presentati, e lì la parola piacere aveva un senso, perché ho assistito a molte giornate, perché ho una certa età, molte giornate di questo tipo, ma raramente ho assistito ad una giornata di studi di così alto livello, soprattutto di così alto livello che può essere, come dire,
più che giudicato, provato, sentito, ammirato da un profano. Non sono uno storico della filosofia e tantomeno sono un filosofo, dunque, ma il piacere appunto di questa giornata e il ricordo di questa giornata è ancora molto vivo, e credo che fosse il migliore elogio che si potesse dare a Francesco Del Punta. E naturalmente abbiamo fatto di tutto, è stato un altro vero piacere in termini editoriali di pubblicare, di portare a termine nel più breve tempo possibile appunto il volume che oggi viene presentato. La Sismele deve molta riconoscenza a Francesco Del Punta, perché Francesco Del Punta ha arricchito la Sismel fin dai suoi primi inizi con una disciplina, portando il rigore naturalmente scientifico che era il suo, ma anche portando una disciplina alla Sismel che non era nata intorno alla filosofia medievale. E questa riconoscenza va detta ad alta voce. Ed è vero che la prima rivista, quando Claudio Leonardi incominciò a pensare di pubblicare, di dar vita insieme a dei colleghi a delle riviste, la prima rivista della Sismel sono stati appunto i documenti e studi, e di questo Francesco era molto fiero, e giustamente molto fiero. Dunque è un ricordo anche istituzionale il mio, se volete, se mi posso esprimere in questo senso. Dunque grazie a tutti, anche naturalmente ai due grandi studiosi di filosofia medievale oggi presenti, che hanno accettato, e sono molto lieto di presentare un amico, un universitario svizzero, perché in fondo siamo in due su questo tavolo, apparteniamo a questa categoria, e mi sembra anche molto interessante vedere Rudi di Imbach sia come universitario svizzero sia come naturalmente studioso della disciplina che rappresenta in modo magistrale, come sapete. Dico come universitario svizzero perché appartiene ad un numero relativamente ristretto di universitari svizzeri che possono dire di aver avuto un prestigio internazionale di questo tipo. Quando Rudi Imba, come molti di voi sanno, ha studiato all'Università di Friburgo, è stato professore ordinario all'Università di Friburgo con una certa particolarità, perché apparteneva alle due facoltà, quella di teologia e quella di filosofia, ed è stato vicerettore e sarebbe diventato anche rettore dell'Università di Friburgo, da quello che mi sembra di aver capito, se non fosse poi stato eletto all'Università della Sorbona avesse appunto lasciato l'Università di Friburgo nel 2000. La particolarità di come universitario svizzero, un solo dato: le università svizzere sono relativamente piccole, sono buone, sono anche molto buone nelle statistiche internazionali, ma sono piccole. Questo significa che quando un professore lascia il suo incarico per motivi diversi o va in pensione, è difficile, data l'esiguità delle università, avere sei candidati alla propria successione. Ecco, in questo Rudi di Imbach era una eccezione. Un'altra eccezione è un altro elemento interessante molto della sua biografia, anche da un punto di vista svizzero, è il fatto che come pochissimi altri specialisti di
fu forse persino il primo, se non mi sbaglio, ha avuto il massimo premio che la Svizzera può dare, una sorta di premio Nobel svizzero, che è il premio Marcel Benoist, che normalmente viene dato, o perlomeno veniva dato, a studiosi, a scienziati di materie non umanistiche. Conoscete tutti poi la carriera parigina e anche al di fuori di Parigi, la cattedra di Étienne Gilson all'Institut catholique de Paris, alla chaire Cardinal Mercier dell'Università Cattolica di Lovanio. Non voglio qui riprendere nelle sue neanche brevemente, come dire, l'interesse degli studi filosofici, perché li conoscete meglio di me. Quello che voglio mettere in evidenza è che quando uno studioso di una disciplina riesce al più alto livello e con il massimo rigore della propria disciplina a parlare ad altre discipline, questo è qualcosa che è un elemento che va sottolineato, e credo che non naturalmente in tutte le numerosissime pubblicazioni di Rui di Imba questo lo si può notare, perché ci sono degli studi tecnicamente filosofici, ma direi persino la maggioranza degli studi, sia libri sia articoli sia opere pubblicate edite sotto la sua direzione, sono opere che riescono, pur partendo da un rigore disciplinare preciso, interessano vari ambiti, dalla letteratura alla storia, e almeno dalla letteratura alla storia. Penso qui agli studi di Rui di Imba su Dante e la filosofia, anche su autori come umanisti come Boccaccio e via dicendo. In particolare però gli studi su Dante hanno reso celebre la sua opera di carattere filosofico, che però riesce appunto a gettare un ponte importante verso altre discipline. Parlavo della storia, credo che un elemento della sua indagine filosofica in particolare sia anche legata appunto metodologicamente, epistemologicamente al legame così potente e intenso tra filosofia e storia. Vi è un altro elemento, non sto qui a riprendere numerosissime opere pubblicate in collaborazione anche con molti dei suoi allievi, tra i quali anche Thomas Ricklin, di cui mi permettete di ricordare il nome in questa circostanza. Ma un elemento interessante mi è sempre sembrato quello del traduttore, che è uno strumento emblematico di questa sua capacità di andare verso gli altri, verso altri mondi che non sono quelli solo dello studio specifico e accademico in senso stretto. Rui di Imba ha tradotto opere importanti, in particolare Dante, ma non solo, ma Dante in modo ampio e interessante, e credo che questo sia in fondo una delle sue opere, Dante e la filosofia e i laici, che del resto è stata tradotta anche in italiano, è in qualche modo emblematico, il titolo è emblematico di questa capacità di cui parlavo prima, del riuscire ad essere
uno dei massimi rappresentanti della filosofia medievale oggi, ma anche uno dei grandi trasmettitori, diciamo, del pensiero della sua disciplina verso altri mondi, verso altri ambiti culturali. E questo mi sembra almeno l'immagine che io ho di un carissimo amico. Ringrazio Agostino Paravicini per le parole. Sono arrivato ad un'età che mi obbliga bene spesso a partecipare o agli omaggi a causa di un compleanno o ancora alle sedute per un collega scomparso. Confesso che frequentemente questi obblighi sono pesanti. Il caso di oggi fa eccezione. Oggi prendo la parola con convinzione nell'occasione di questa celebrazione in omaggio a Francesco Del Punta. Abbiamo molti onorevoli colleghi, abbiamo tutti degli amici che sono degli scienziati di alto livello. Il numero di quelli che chiamerei un maestro è molto più ristretto. Francesco Del Punta rientra in questo ristretto gruppo. Per spiegare questa affermazione mi occorre brevemente precisare ciò che conviene chiamare un maestro. Mi sembra che Francesco sarebbe probabilmente di accordo con me se chiedo a Tommaso d'Aquino di dirci ciò che sia un maestro. Devo continuare in francese. La lingua di Molière non è la mia lingua materna, ma temo che nessuno potrebbe comprendere la vulgaris locutio della Svizzera primitiva, la Urschweiz. Non seulement l'enseignement est au service de l'élève, mais encore et surtout le but de l'enseignement est l'activité de l'élève. De plus, dans l'apprentissage lui-même, Thomas insiste sur la part active que prend le disciple dans l'enseignement. En aucun cas, l'enseignement n'est à concevoir comme un simple transfert. Je cite encore. Il faut répondre que le maître n'est pas la cause de la lumière intelligible dans le disciple, et il n'est pas non plus la cause directe des espèces intelligibles. Mais par son enseignement, il meut le disciple à former lui-même, par la puissance de son propre intellect, les conceptions intelligibles dont il lui présente les signes extérieurs. Si je me suis permis de vous proposer une lecture rapide de ces pages essentielles de Thomas d'Aquin, la raison en est que je crois que l'activité de Francesco Del Punta réalisait de manière exemplaire cette remarquable conception du maître. J'en veux pour preuve d'abord le nombre impressionnant d'élèves qui ont acquis une renommée internationale. Il ne m'est pas possible de les mentionner tous, mais vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Cet accomplissement de la maîtrise se traduit également parmi les œuvres que Francesco Del Punta a réalisées et inspirées. Pour ma part, je voudrais ici dire un mot sur l'initiative de l'édition des œuvres complètes de Gilles de Rome. J'avais intitulé, il y a bien des années, en 1988, le long compte-rendu du premier volume de cette collection, Aegidius Redivivus. Et je crois que nous pouvons en effet parler, grâce aux efforts de Francesco Del Punta, d'une réviviscence de l'auteur du De Regimine Principum. Les catalogues des manuscrits de Gilles sont des modèles du genre, mais je voudrais en particulier évoquer l'article sur Gilles de Rome dans le Dizionario Biografico degli Italiani que Francesco Del Punta a écrit en collaboration avec Silvia Donati
et Concetta Luna. À vrai dire, je n'ai jamais lu un article de lexique d'une telle qualité, d'une telle précision et d'une telle richesse. Si l'on conçoit la fonction de l'enseignement comme je viens de l'esquisser, il est patent que le maître doit être exigeant. Francesco del Punta l'était incontestablement, mais je crois que sa sévérité fut le prix que la qualité scientifique de la recherche exige. Le volume dont la parution nous réunit aujourd'hui contient un article qui s'inscrit directement dans cette entreprise initiée par Francesco del Punta, l'édition de Gilles de Rome. Concetta Luna, dans son étude, présente et édite le Principium Super Sententias de Gilles, datant de l'automne 1269. Concetta Luna compare ce Principium, qui a été découvert par l'équipe de Pise et qui est transmis par deux manuscrits, l'un au Vatican, l'autre à Padoue, avec un autre Principium anonyme, transmis dans le manuscrit munichois qui contient la lecture des sentences de Gilles. Le Principium è il discorso che il bacelliere pronunciava prima di iniziare il corso sulle sentenze. Celui de Gilles est intéressant pour deux raisons, comme Concetta Luna le montre. D'abord, il explique que la connaissance de la théologie s'articule par la négation des sciences humaines. Hec scientia cognosci poterit per remotionem omnium scientiarum, dit-il de la théologie. L'autre aspect que je tiens à souligner est que, selon cette démarche, la métaphysique est la servante de la théologie. Et quia theologia magis attingit optimum quam metaphysica, ei metaphysica ancillatur. Cette subordination de la métaphysique à la théologie m'invite à me tourner vers l'étude de Gianfranco Fioravanti qui porte le sous-titre « Come scompavero i filosofi in Occidente ». Cette fascinante étude part de l'analyse de la lettre 118 d'Augustin où celui-ci, répondant à Dioscure, traite de la place de la philosophie dans le monde chrétien. Je cite, «Nei tempora cristiana dunque non vi è più posto per un uso non esplicitamente cristiano del pensiero e di conseguenza i filosofi in quanto tali non hanno più ragione di esistere». Par une approche extrêmement bien documentée, Fioravanti montre de quelle manière cette conclusion théorique que le texte d'Augustin suggère, devient progressivement, au Ve siècle, une réalité historique dans l'Occident chrétien. Une des conséquences de la disparition du philosophe de profession est l'identification du moine avec le philosophe. Voici la conclusion extraordinairement importante de l'étude de Fioravanti. Per concludere, la mia impressione è che nella seconda metà del V secolo la fine dei filosofi sia avvenuta, pensi per progressivo trasferimento e trasformazione di contenuti e di strumenti filosofici nel campo della controversia teologica e della spiritualità monastica. Il est à peine nécessaire d'insister sur la portée heuristique et explicative de ces conclusions, car elle fait comprendre, me semble-t-il, pourquoi au début du Moyen-Âge, le terme de philosophia peut désigner
la vie monastique. Après cette excursion dans l'Antiquité tardive, revenons à Gilles de Rome. Roberto Lambertini consacre une étude à l'ouvrage le plus diffusé de Gilles, le De Regimine Principum. L'alliance heureuse entre la philologie et la philosophie qui caractérise cet article honore pertinemment Francesco del Punta, qui a tant souligné l'importance du travail philologique pour l'étude de l'histoire de la philosophie. Lambertini analyse la portée et la signification de l'expression pré-esse regimine politico. Il l'analyse dans le traité des regimine, expression dont l'origine remonte, comme il montre, à la traduction du premier livre de la politique d'Aristote. Texte où Aristote précise les rapports entre le père et les enfants et la nature de la relation du mari à l'épouse. Ici, le stagirite, selon la traduction de Morbecke, désigne la relation du mari à la femme par l'adverbe politice. Lambertini, dans cette remarquable étude, montre d'abord comment Albert le Grand et Thomas d'Aquin caractérisent la signification de ce terme et il constate une convergence intéressante dans l'exégèse du syntagme regimen politicum. La caratteristica fondamentale pare essere quella di una limitazione all'esercizio del potere da parte di una normativa e l'attribuzione ad un contesto cittadino in senso specifico. Je ne suis pas surpris d'observer que Gilles prétend que le régime royal soit plus naturel que ce que les auteurs appellent le régime politique. Et sur ce point, sa position diffère, comme le souligne Lambertini à juste titre, de Ptolémée de Luc, dont une certaine préférence pour les régimes républicains est bien connue. La conclusion méthodique que Lambertini tire de son approche mérite, me semble-t-il, d'être soulignée. Poter procedere distinguendo tra il piano di una convergenza di linguaggio e quello di una divergenza dottrinale è uno dei vantaggi di un approccio che ha acquisito le conseguenze del linguistic turn anche nella storia del pensiero politico. Du point de vue de la réflexion méthodologique sur le travail historiographique, je trouve particulièrement stimulant l'article que Stefano Di Bella consacre à la manière dont Christian Thomasius, dans une oratio de 1658, traite du nominalisme, à savoir la secta nominalium. Plusieurs aspects de cette étude, au-delà de la valeur informative concernant un chapitre important et peu connu de l'historiographie du nominalisme, mérite à mon avis que l'on s'y arrête un instant. D'abord, il est plutôt surprenant et inattendu de constater que le philosophe allemand se réfère dans sa reconstruction historique de la secta nominalium principalement au metalogicon de Jean de Salisbury. Ensuite, et Di Bella insiste sur ce point, la méthode de Thomasius est remarquable. Tipica del suo metodo e del resto la convinzione che solo una ricognizione genetica risalente alle origini di un problema posso chiarire i termini liberandola da incrostazioni, travestimenti e declinazione in larga misura dovute all'accidentalità storica. Il est dès lors pas surprenant
que Thomasius cherche à situer le nominalisme du XIIe siècle par rapport à la pensée antique, ce qui permettra de plus à comprendre qu'il s'agit, selon lui, d'une dispute plus métaphysique que logique. L'auteur indique les liens entre l'approche de Thomasius et celle de Leibniz, dont Thomasius a présidé, comme on sait, la Disputatio de Principio Individui, et Di Bella insiste de cette façon sur le rôle que l'intransigeant antiréalisme typique de la tradition nominaliste a joué dans la pensée de Leibniz d'abord et peut-être dans le développement de la philosophie de la modernité naissante en général. Peut-être pouvons-nous considérer cette recherche sur la permanence du nominalisme comme un discret hommage à celui qui, comme nous savons, a beaucoup souligné la continuité de la tradition philosophique de l'Antiquité au temps moderne et qui a publié en 1978 le commentaire des réfutations sophistiques du plus célèbre des nominalistes. De ce dernier, il est aussi amplement question dans la contribution d'Alessandro Conti, qui traite de la réinterprétation de l'argument ontologique par John Duns Scott et la critique que Occam, le Venerabilis Inceptor, a proposée. Je ne puis vous cacher que cette étude m'a particulièrement enchanté, d'abord parce que dans ma jeunesse, j'avais traduit le De Primo Principio de Scott, mais surtout parce que Conti, en ouverture de son article, annonce qu'il voudrait s'interroger sur la signification des preuves médiévales de l'existence de Dieu. Ciò ci dovrebbe permettere, dit-il, di cogliere il senso generale delle prove dell'esistenza di Dio elaborate in epoca medievale, da una parte, e porre le basi per una migliore comprensione del collegamento tra immagine filosofica di Dio e prove della sua esistenza dall'altra. Cette importante recherche procède en trois volets. Dans un premier temps, Conti expose, explique et critique l'argument d'Anselme. Dans un deuxième moment, Conti traite de ce que Scott appelle lui-même la coloration de l'argument anselmien dans le traité De Primo Principio, avant de présenter la critique occamienne de la révision scottiste de l'argument anselmien. Il est impossible de discuter ici l'ensemble de la démarche très rigoureuse de l'auteur. Je me contente de signaler trois points. Dans la critique que Conti développe de l'évidente carence du raisonnement anselmien, comme il s'exprime, le lecteur est frappé par le rejet déterminé de l'expression « it quo maius cogitari nequit », dont Conti affirme qu'elle est « disastrosamente fumoso ed et indeterminato quanto quelle di principe azzurro ». En ce qui concerne la tentative de réhabilitation de l'argument par Scott, Conti pense que la notion d'étant incausable sur laquelle Scott s'appuie dans sa coloratio est au plus haut point problématique et par conséquent la réhabilitation scottiste n'est pas recevable. Convaincu que Occam rejette toute preuve possible de l'existence de Dieu, l'auteur est de l'avis que pour Occam le seul fondement du discours humain sur Dieu est la révélation. Par conséquent, la démarche théologique d'Occam veut défendre et garantir l'absolue transcendance de Dieu. Alla fine, perciò, l'immagine di Dio che Occam ci consegna è più simile a quella del Deus absconditus di Pascal che a quella dei grandi teologi medievali che lo hanno preceduto.
il me paraît extrêmement suggestif de comparer l'évaluation d'une éventuelle théologie rationnelle chez ces trois auteurs. Je partage en général l'appréciation des trois démarches et je trouve l'analyse de l'argumentation anselmienne et scotiste pertinente. Toutefois, il me semble qu'il conviendrait de souligner davantage ce que j'appellerais l'impulsion critique d'Ockham, car je ne suis pas du tout convaincu que c'est d'abord la transcendance divine que le franciscain veuille défendre. Je crois qu'il est plus impressionné par la faiblesse des arguments et des connaissances humaines que par la force persuasive de la révélation. Je suis tout à fait d'accord que Guillaume d'Ockham doit être situé dans la longue et captivante histoire du scepticisme métaphysique, mais je ne crois pas que les motifs premiers de cette abstinence soient religieux, comme l'article le suggère. Bien entendu, cela n'enlève rien à la qualité de cet article extrêmement suggestif, qui en effet contribue de manière tout à fait décisive à l'interrogation critique, approfondie et indispensable sur la nature et la portée de la conception médiévale de Dieu. On peut sans hésitation affirmer que le volume à la mémoire de Francesco del Punta est un reflet significatif des tendances actuelles de l'histoire de la philosophie médiévale. L'article de Matteo Di Giovanni sur un aspect important de la théologie philosophique chez Averroès témoigne de l'importance que l'étude de la philosophie arabe et musulmane occupe aujourd'hui dans les études de philosophie médiévale, et il est patent que la Scuola Normale di Pisa obtient dans cette recherche une place tout à fait particulière. L'article de Peter Adamson représente une autre tendance importante de l'historiographie contemporaine. Je veux parler de l'étude et l'analyse des doctrines politiques. Cette contribution sous le titre Lo stato di natura, governo umano e governo cosmico nella filosofia antica, cet article aborde cependant la problématique de l'approche philosophique de la réalité politique sous une perspective méthodique que je trouve particulièrement captivante. L'auteur rappelle au point de départ un fait que l'on a tendance à négliger, à savoir les techniques littéraires dont se servent les philosophes pour présenter leurs idées. Et Adamson poursuit. Tra tutti gli espedienti di cui servirsi troviamo le metafore e sono proprio queste che meritano di massima attenzione da parte degli storici della filosofia. J'accorde à cette remarque une grande portée. Il suffit ici de rappeler les magnifiques travaux de Hans Blumenberg pour en saisir la pertinence. Adamson veut étudier les analogies et les rapports entre quatre termes dans la pensée antique. Psyché, oikos, polis et cosmos. De manière extrêmement convaincante, l'auteur montre par trois exemples, la monarchie, la législation et la nécessité, comment pour les auteurs de l'Antiquité, la perfection de l'univers a servi de paradigme pour la conception et l'organisation de la communauté humaine. Voici la conclusion que propose Adamson. La convinzione che l'universo sia esattamente come dovrebbe essere e come una potenza divina ha voluto che fosse fece sì che l'utilizzo della natura come un metro di paragone per la normatività delle questioni umane fu una tentazione quasi irrésistibile. L'approche d'Adamson me paraît particulièrement précieuse, non seulement par l'identification d'un paradigme omniprésent dans la pensée politique ancienne, mais surtout parce que cet exemple montre
que la métaphore en philosophie n'est pas seulement un innocent moyen d'expression, mais qu'elle influence la pensée qu'elle est censée seulement représenter. On ne peut que souscrire a cette remarque. Con il passaggio verso una visione meno normativa della natura, non troviamo più così immediato confrontare noi stessi, le nostre nazioni o le nostre famiglie all'universo. Il che ci fa vedere come le metafore che non usiamo la dicono lunga sui nostri presupposti filosofici quanto quelle che usiamo. Le syntagme Ecclesiastica Potestas, que nous rencontrons dans le titre d'un des traités les plus connus de Gilles de Rome, n'est pas une métaphore, mais une expression littérale. Giancarlo Carfagnini, à qui nous devons un ouvrage marquant sur le problème philosophique que pose la question de la potestas pontificale, étudie dans son article deux ouvrages moins connus que le célèbre ouvrage de Gilles, mais au plus haut point significatif pour le développement de cette question du pouvoir pontifical. Il s'agit du Tractatus de Potestate Pape du dominicain Pierre de la Palue et de la chronique de Nicolaus Minorita. À la fin de cette chronique immense, que l'on date vers 1331, l'auteur ajoute un Tractatus de Potestate Pape Pulcher et Utilis, dont nous ne connaissons pas l'auteur, mais qui constitue un document fort intéressant. Et Garfanini s'étonne à juste titre que ce texte n'a pas connu jusqu'à ce jour l'intérêt qu'il mérite indubitablement. L'analyse comparative de ces deux documents fournit des éléments de grande portée pour la compréhension et l'interprétation de ce débat dans la première partie du XIVe siècle. L'ouvrage de Pierre témoigne de la position d'un homme de curie qui analyse avec précaution les documents pontificaux du conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII. Carfagnini résume ainsi l'option de Pierre à propos notamment de Unam Sanctam. Lo scopo di Pietro è del tutto evidente. Mantenere la validità di un testo entrato a far parte della raccolta ufficiale del diritto canonico, depotenziandolo del suo significato propriamente politico e sottolineare che gli scritti vanno interpretati e contestualizzati alla luce dell'intera tradizione apostolica, negando l'assoluta piena libertà d'azione al singolo pontifice, come del resto dimostra appunto la sua lettera critica del Unam Sanctam Ecclesiam. Cette citation permet de se faire une idée de la grande finesse avec laquelle l'auteur traite les textes qu'il analyse. En lisant cet article, on se rend compte de l'importance de la dernière partie de la chronique qui défend évidemment avec clarté et vigueur « Quod papa non habet plenitudiem potestatis jurisdictionis in temporalibus ». De la conclusion nuancée et lucide de Carfagnini, je retiens d'abord une remarque méthodique, à savoir qu'il convient de noter la duplicité fonctionnelle des arguments dans un débat comme celui-ci. Il souligne aussi qu'un historien critique doit réfléchir à la signification de la simultanéité des positions opposées à l'intérieur de l'Église médiévale. Il cite à ce propos une remarque pertinente de Jürgen Mietke, remarque dont la portée méthodique è digne d'attention. Il fatto che noi stessi, con la nostra riflessione ancora oggi, non siamo giunti in tali questioni ad alcuna conclusione definitiva, fa emergere
in modo più chiaro i risultati positivi e i limiti delle risposte che all'epoca furono cercate e trovate. C'est en 1986, je crois, que Francesco del Punta m'a rendu attentif à une des publications d'une de ses collaboratrices dont Cornelio Fabbro venait de rendre compte dans l'Osservatore Romano. Il s'agissait de la traduction largement commentée de l'Expositio Super Librum de Causis de Thomas d'Aquin publiée par Cristina d'Ancona. En consultant ce livre, après que Francesco me l'avait recommandé, j'avais immédiatement compris qu'il s'agit d'une étude qui fera date, et il est incontestable que cette publication a renouvelé considérablement l'approche de la question du néoplatonisme thomasien. Le regretté Thomas Ricklin, dont il était question tout à l'heure, je me souviens, était fasciné par cet ouvrage. Dans l'étude publiée dans le volume dont nous traitons, Cristina d'Ancona revient sur cette problématique fondamentale. Elle veut examiner la portée de la signification de l'idea che gli intelligibili sono presenti nell'anima umana per partecipazione. C'est notamment un passage du commentaire du Liber de Causis qui peut donner l'occasion à soulever cette question. Voici le passage en question. Res autem, que sunt supra animam, sunt in anima per modum acquisitum, id est per quamdam participationem. Idas cilicet, quod comparantur ad animam sicut exemplaria, et anima ad ipsa, quodam modo sicut imago. Comment expliquer cette expression per quamdam participationem si l'on tient compte du rejet explicite de la doctrine de l'illumination et de la critique d'une hypothèse d'un intellect agent séparé? J'apprécie l'analyse subtile et nuancée de Cristina d'Ancona qui fait apparaître ce que j'appellerais un Thomas en recherche. Une lecture attentive en particulier du commentaire du De Causis amène l'auteur à cette prise de position. Non soltanto l'idea che il lumen intellectus agentis proceda nell'anima dall'alto compare in varie altre opere di Tommaso, ma essa compare qui. Uno scritto posteriore alla polemica antiavorista e in un momento in cui il distacco dalla dottrina dell'illuminazione dovrebbe essere ormai compiuto da tempo. Nella sua forma filosoficamente più chiara e quindi più impegnativa, gli intelligibili sono presenti nell'anima per partecipazione. L'auteur ha l'onestà di confessare che non ha pas trouvé una soluzione definitiva al problema che pose cette présence des intelligibles par participation, ma due cose sont tout à fait claires au terme de la lecture de cet article remarquable. On n'a pas encore dit le dernier mot sur la présence du néoplatonisme gréco-arabe chez Thomas, et surtout une lecture unilatéralement empiriste de la doctrine épistémologique de Thomas ne rend certainement pas compte de l'extrême complexité de sa doctrine de la connaissance. Je suis très reconnaissant à Madame d'Ancona de m'inciter à m'interroger une nouvelle fois sur la célèbre affirmation capitale dans la question 84, article 5 de la Prima Pars. Ipsum enim lumen intellectuale quod est in nobis, nihil aliud est quam quedam participata similitudo luminis increati, in quo continentur rationes eternae. Quel est le sens
Et quelle est la portée de la métaphore de la lumière dans cette affirmation fondamentale? Je crois qu'il ne sera pas possible de résoudre ce problème sans toucher l'autre question épineuse des transcendentaux et de leur place dans la philosophie de Thomas d'Aquin. J'ajoute ici une petite précision avec mon ami Pasquale Porro. Nous nous sommes partagés le travail et il parlera des articles nombreux dont je n'ai pas pu parler. Sono arrivato al termine di questa modesta presentazione di alcuni dei lavori riuniti in questo magnifico volume. Sarebbe probabilmente pretenzioso se un semplice lettore, o forse un lettore semplice come io, vorrebbe esprimere un giudizio su questa somma storiografica. Credo tuttavia che noi possiamo affermare che questo volume porta testimonianza di certe delle principali preoccupazioni di Francesco Del Punta. Vorrei notare soprattutto due punti di natura metodica, a sapere le nozze tra il rigore filologico e la grande esattezza filosofica. Intendo dire che in questa prospettiva la conclusione filosofica senza il fondamento filologico sia muta. Non si tratta solamente del rapporto tra un strumento ed una disciplina principale. Le due approcci sono equivalenti e ugualmente indispensabili nella ricerca difficile, onerosa e affascinante della verità. Il secondo aspetto che io voglio sottolineare è l'idea della continuità e dell'unità della storia della filosofia occidentale. Mi sembra che Francesco era convinto profondamente che la filosofia antica è decisiva non solamente per la comprensione, ma anche per la genesi del pensiero medievale a partire del XII secolo. Che questa eredità non esisterebbe senza la trasformazione e l'arricchimento islamo-arabo è un altro aspetto che la scuola di Pisa ha messo in evidenza o permesso di mettere in evidenza. Mi sembra dunque che questo volume manifesta con grande dignità, eccellenza, la contribuzione dell'opera e del lavoro di Francesco Del Punta al progresso della storiografia del pensiero medievale. Bisogna aggiungere tuttavia che questo volume sia anche un specchio delle tendenze attuali della ricerca nel campo della filosofia medievale. Su questo punto l'attenzione importante accordata alla logica è molto significativa. Si può menzionare qui l'articolo magnifico di Pietro Rossi su dei commenti agli analitici posteriori, o possiamo fare riferimento allo studio di Tabaroni sui sincategoremata. L'interesse per la filosofia politica rappresenta anche un aspetto significativo, senza dimenticare l'attenzione ai problemi della metafisica che troviamo nel lavoro di Gabriele Galluzzo, ma anche nel studio di Onorato Grassi sulla critica della sostanza nella polemica anti-aristotelica di Nicola Dautrécourt. Sono stato durante 20 anni professore in una facoltà di teologia. Conviene dunque che finisco il mio intervento con una citazione biblica. E San Paolo mi viene in aiuto. Ignorans ignorabitur. Leggiamo nella prima epistola ai Corinzi. Possiamo applicare questa formulazione al caso del nostro libro. Quello che non lo studia non sarà degno di essere riconosciuto nella nobile famiglia
degli storici della filosofia medievale, ignorans, ignorabitur. Desidero ringraziarvi della vostra pazienza generosa. Moltissime grazie davvero, esposizione illuminante ma anche toccante nel ricordo di Francesco e della sua funzione di maestro. Passiamo adesso al secondo relatore di questo incontro, al professor Pasquale Porro, che oltre ad essere un illustre collega anche un caro amico, quindi è un piacere particolare presentarlo a un uditorio che lo conosce già bene. Un aspetto saliente della scholarship di Pasquale Porro è il suo carattere internazionale. Pasquale ha insegnato in origine a Bari e poi a Roma alla Sapienza, ma ha spostato la sua attività di insegnamento e di ricerca anche all'estero. Vedo nel suo curriculum i nomi delle università di Lovanio, di Lima in Perù, di Friburgo in Germania e di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Ha concentrato la sua attenzione su alcuni autori di capitale importanza per la storia del pensiero occidentale: Enrico di Gand, che ha pubblicato studi e di cui cura anche l'edizione critica; Tommaso d'Aquino, sua monografia su quest'autore, pubblicata originariamente in italiano, è già stata tradotta in varie lingue straniere, in inglese, in francese, credo in portoghese, e altre traduzioni sono in via di produzione. Di Tommaso d'Aquino, Pasquale Porro ha anche tradotto e commentato alcune opere importanti, soprattutto nell'ottica della storia dell'ontologia: Il De Entet Essentia, Il Super Boetium De Trinitate e l'Expositio Libri Boezi De Hebdomadibus. Infine, un autore a me particolarmente caro e come Avicenna è stato davvero illuminato dalla scholarship del professor Pasquale Porro in maniera approfondita e raffinata, io non smetto di imparare, ecco, il pensiero di Avicenna, soprattutto la sua metafisica, leggendo gli studi che Pasquale Porro le ha dedicato. Termino questa troppo breve esposizione del percorso intellettuale, della produzione scientifica del professor Porro, menzionando la rivista internazionale Questio, che ha fondato insieme al professor Costantino Esposito e che rappresenta davvero un punto di riferimento imprescindibile per chiunque studi storia della filosofia medievale. Ogni fascicolo di questa rivista è davvero una monografia a più voci su temi scelti e centrali di volta in volta. Quindi è davvero con piacere che, con gratitudine, che lascio a Pasquale Porro la parola per un suo pensiero, una sua analisi del testo che stiamo esaminando, ovviamente un suo ricordo di Francesco del Punto. Grazie per questa presentazione non troppo breve ma troppo generosa. In effetti credo che sia sostanzialmente secondario chi parli oggi di Francesco del Punta, se più importante ricordare Francesco del Punta attraverso questo volume molto pregevole, molto ben curato che abbiamo qui tra le mani e sotto gli occhi. Permettetemi soltanto due brevissime premesse. La prima è molto personale, è la prima volta che ritorno in normale dopo la scomparsa di Francesco, e questo per me fa un certo effetto e si lega a tutta una serie di ricordi, si lega soprattutto all'esperienza di seminari veramente specialistici in cui si imparava davvero molto, non era mai un'occasione puramente retorica. Ricordo anche nelle occasioni in cui ho fatto parte delle commissioni per il dottorato, per il perfezionamento in normale, poiché in Italia appunto non vige il sistema, per esempio francese, di fare delle lunghe su tenanza. Francesca aveva sviluppato, credo che molti di voi appunto lo ricorderanno, l'idea di farle in due giorni, in due tempi, facendo il giorno prima
questa lunghissima sessione di discussione e poi la prova reale di dottorato secondo i criteri italiani, l'esame finale il giorno dopo. Ecco, questo è ben noto. Quello che però mi sentirei di aggiungere dal punto di vista personale è una cosa che all'epoca mi aveva molto colpita, su cui non ho sempre riflettuto molto, cioè, permettetevi di dirlo in maniera molto franca, la rudezza di questi seminari. Cioè non c'era mai un momento che fosse puramente retorico o esornativo. Si parlava in maniera anche, ripeto, molto rude, perché si entrava direttamente sull'argomento e sui temi filosofici in discussione, e questo per ore spesso, e tutti quelli che sono i normali convenevoli accademici venivano messi da parte. L'altro grande ricordo di questi seminari è il fatto che a tutti voi ben noto, e certamente più noto che a me, è il fatto che con Francesco si potesse davvero parlare di tutto. Non era semplicemente il prototipo del medievista, storico della filosofia e filologo interessato strettamente al proprio ambito disciplinare, ma si poteva parlare non solo, per esempio, di politica contemporanea, ma di storia dell'arte, di storia, di interesse, per esempio, per le culture orientali. Questo viene molto ben ricordato anche nell'introduzione molto bella di Amos Bertolacci. Io mi ricordo per esempio la grande competenza, io sono un pacifista, ma come tutti i pacifisti, coloro che hanno fatto obiezioni di coscienza, sono molto appassionato di storia militare, io ricordo la straordinaria competenza di Francesco sulla storia militare, non solo della Seconda Guerra Mondiale, ma anche della Prima, cioè era perfettamente in grado di ricostruire gli assalti alle singole trincee e alle quote durante la Prima Guerra Mondiale. E questo ovviamente si estendeva a moltissimi altri campi del sapere. La seconda premessa invece riguarda l'occasione di oggi. È un po' imbarazzante, lo dico con la massima sincerità, parlare di volume, di un contributo davanti alla presenza di maestri, quali sono per esempio Gianfranco Fioravanti e Pietro Rossi, o anche di studiosi che più o meno appartengono alla mia stessa generazione, ma che per me sono stati sempre effettivamente dei maestri, da Concetta Luna e Cristina D'Ancona, da Mario Bertagna e Andrea Tabarroni, da cui ho sempre appreso tantissimo, quindi spero che la mia presentazione non risulti troppo naive, per così dire, alle loro orecchie. È ancora più difficile farlo dopo la prima parte dell'amico e collega Rudi Imbach, che è maestro Rudi Imbach. Questo mostra anche un po' la differenza di stili. Noi siamo tutti intrisi di assiomi neoplatonici, quindi si vede un po' il depotenziamento nella cascata neoplatonica nel passaggio da Imbach a me. Io preferisco sempre affrontare determinati testi un po' partendo da quelle che sono state, per così dire, l'esperienza di sedimentazione personale di quello che ho letto, e quindi mi perdonerete se la mia esposizione non avrà gli stessi caratteri di precisione e di eleganza di quella di Rudi Imbach. Come Imbach già vi ha detto, un po' ci siamo, per così dire, divisi anche per esigenze di tempo la presentazione di diversi contenuti. Devo però dire che forse in un paio di casi ci sarà una brevissima, se ne avremo il tempo, sovrapposizione. E questo mi permetterà forse anche alla fine poi di trarre semplicemente dei concetti, se volete anche molto elementari, molto ben noti, su quella che può essere l'eredità anche dal punto di vista metodologica di Francesco. Uno dei temi dominanti di questo volume, come ripeto molto ben curato, è evidentemente la compresenza di interessi filologici e interessi filosofici, come è stato già più volte ricordato. Allora, uno dei primi contributi da cui vorrei partire è quello di Marwan Rashed, che credo la sua estrema competenza e anche creatività, se mi permettete, come filologo, non credo debba essere rammentata, che si pone il problema del doppio finale che noi abbiamo a proposito delle rane di Aristofane, su cui sono state sempre proposte diverse soluzioni interpretative, a partire da quella che era stata una delle interpretazioni probabilmente più plausibili, cioè quella di Sommerstein. Marwan Rashed propone l'idea che appunto nella tradizione che noi abbiamo in realtà il doppio finale sia stato in qualche modo fuso in una versione che poi risulta essere in qualche modo non solo incoerente ma anche poco efficace dal punto di vista della conclusione della commedia. E allora la proposta interpretativa di Marwan Rashed è quella di immaginare, in questo caso basandosi peraltro su evidenze documentarie, che la commedia sia stata in maniera non del tutto frequente, usuale, ripetuta in due circostanze.
tra il 405 e il 404, ma, e questo è l'elemento più interessante anche dal punto di vista, per così dire, delle conseguenze più generali, quello che accade tra la doppia riproposizione e appunto il cambiamento del finale. E questo cambiamento del finale non è, per così dire, neutro, perché quello che è accaduto tra il 405 e il 404 è la grande disfatta ateniese, in cui Atene ha perso per lungo tempo, diciamo, la propria anche egemonia marittima, e quindi tutti i riferimenti, per esempio, che nel primo finale erano alle strategie marittime, anche le metafore nautiche, sono state attenuate in qualche modo per venire incontro a quelle che doveva essere anche l'umore cambiato da parte dell'uditorio. Ma questa è soltanto una parte, diciamo, della giustificazione, dell'integrazione e della nuova lettura e sistemazione dei versi finali che Marwan Rashid propone, perché l'altra idea invece è molto più basata su criteri stilistici, e cioè che se il primo finale in qualche modo poteva essere scontato e dava un effetto piuttosto piatto, perché la ripartizione, diciamo così, dei versi tra Euripide e Eschilo nel finale dava conto più o meno di quello che poteva essere l'immagine che l'uditorio ateniese si sarebbe aspettato, invece nella riscrittura abbiamo un effetto di spaesamento comico un po' più marcato, perché Euripide non è più semplicemente quasi grottesco come nel primo finale, ma sembra quasi porre una posizione sofistica, e qui che viene eliminata anche tutta la parte sulle metafore navali, mentre Eschilo riesce, per così dire, a dare una buona conclusione anche in termini comici della commedia stessa. Perché ritengo questo contributo interessante, anche se non strettamente filosofico? Perché io vengo originariamente da un'università in cui la filologia è stata sempre fortemente legata a una componente ideologica, come credo sia ben noto, però anche in questo caso, diciamo, si potrebbe vedere il fatto che la filologia non è mai in realtà una disciplina neutra, e quindi un grande avvenimento storico, politico, come la sconfitta di Agospotamo nel caso di Atene, potrebbe addirittura giustificare il cambiamento di finale nelle due redazioni di Aristofane. Per venire invece più direttamente ai contributi di natura più strettamente medievistica, anche più filosofica, allora inizierei con quello di Gabriele Gannuzzo sulla questione di come il genere possa essere considerato in qualche modo la materia nelle definizioni. È un tema, tra l'altro, che Gabriele ha sempre sviluppato in parallelo o in stretta associazione con quello che è uno dei suoi interessi filosofici principali, cioè il problema dell'unità della definizione nella metafisica aristotelica. Sostanzialmente l'alternativa è ben nota, cioè il fatto che in qualche modo Aristotele ponga in relazione il genere e la materia deve essere intesa in senso analogico o in senso letterale. Il genere si riferisce alla componente materiale di ciò che viene definito, o semplicemente funge, per così dire, da materia, così come la differenza specifica funge analogicamente da forma nelle definizioni. Gabriele Galluzzo sviluppa questa analisi a partire strettamente soltanto dalla metafisica, però distinguendo diverse occorrenze, quelle tratte dal primo libro e dal libro Delta, e quelle tratte soprattutto invece dai libri centrali, dove invece il tema in questione è proprio quello dell'unità della definizione, soprattutto Zeta-12 e Eta-6. La conclusione di Galluzzo, che per quel che può valere la mia opinione, cioè nulla, io ritengo molto plausibile, è che l'interpretazione che dovrebbe essere privilegiata è un'interpretazione di carattere analogico, non strettamente letterale, cioè il genere non si riferisce mai in senso stretto alla materia dei composti, ma si riferisce a ciò che in una composizione inemorfica potrebbe fungere da materia. Naturalmente l'analisi di Gabriele è molto più dettagliata, perché questo tipo di interpretazione viene sganciata sia dalle interpretazioni che possono essere puramente relazionali o puramente cumulative, per così dire, e viene legata a un'idea molto forte, cioè che in generale tutto il pensiero aristotelico sia permeato, e non soltanto, per così dire, la fisica, sia permeata dall'idea dell'ilemorfismo. Quindi anche, per così dire, nella definizione, nella struttura delle definizioni, Aristotele avrebbe avuto in mente soprattutto questo tipo di modello. Devo dire che trovo questa lettura estremamente convincente, un po' perché credo che fondamentalmente i medievali
l'abbiano privilegiata, penso soprattutto a Tommaso d'Aquino nel Dente Tessenzia, ma credo anche perché rende conto alla grande importanza che l'analogia in senso stretto, quindi non l'analogia per carità dei neotomisti o altro, ma l'analogia, l'analogia nel senso aristotelico, svolge soprattutto nella metafisica aristotelica, cioè quella di indicare semplicemente un rapporto proporzionale tra principi che non sottintende necessariamente, spesso non sottintende del tutto, un rapporto reale tra principi ontologicamente diversi. Sempre l'articolo, il contributo di Gabriele, anche un appendice secondo me molto utile su cosa voglia dire la Iule Noete, il genus intellegibile, insomma il genere intelligibile in Aristotele. Credo che anche qui la soluzione proposta a Gabriele sia estremamente equilibrata, cioè di fatto Aristotele sempre utilizzare questa espressione nel contesto geometrico per definire soprattutto quella che è appunto la materia intelligibile degli enti geometrici, anche se Gabriele non esclude che questo tipo di orizzonte o di retroterra, per così dire, possa essere stato sfruttato da Aristotele anche per definire la base di partenza, per così dire, delle definizioni, quella che poi viene formalmente compiuta e definita per mezzo della differenza specifica. Devo confessare, ma non perché sono qui e sono in presenza dei contributori, che trovo ugualmente molto plausibili gli argomenti portati da Mario Bertagna per interpretare la topica boeziana, il de topici differentis. L'idea di fondo, spero di aver ben compreso il senso di tutta l'argomentazione, è che la topica boeziana non serva in senso stretto a produrre argomenti, ma serva a produrre prove, cioè serva a produrre qualcosa che possa ottenere un grado di plausibilità tale da essere riconosciuta dai destinatari in cui vengono ricostruite. Allora, quello che è in gioco in questo caso non è semplicemente la distinzione pur essenziale tra argomenti e prove, ma anche il ruolo delle prime proposizioni, delle maximal proposition, che, e io trovo questo molto convincente, non devono essere intese o prese tanto come regole per dimostrare la validità, per così dire, degli argomenti, ma come regole per costruire delle vere e proprie prove che abbiano appunto questo grado di plausibilità. Però anche in questo caso, al di là del contributo specifico, su cui, ripeto, anche se non sono un esperto della logica boeziana, mi sembra che trovo molto plausibile e molto convincente, dicevo anche in questo caso quello che mi interessa di più è il metodo e lo stile con cui questo articolo è condotto, e è chiaro, chi conosce gli altri scritti di Mario Bertagna lo sa già molto bene, ma che si rifà a un'altra lezione di Francesco Del Ponte. Cioè, questo è veramente per me il modo in cui si dovrebbe cercare di fare un'integrazione tra la filosofia analitica e la ricerca storica. Non, per così dire, smontare astoricamente, estrapolare degli argomenti dai testi del passato e utilizzarli sullo stesso piano, non so, di argomenti tratti da Wittgenstein o da Frege o da altri autori del Novecento, anche da autori più vicini a noi o da filosofi analitici contemporanei, ma piuttosto produrre un'analisi, in questo caso in senso stretto, degli argomenti, integrando tutto quello che non solo lo studio della storia della logica, ma anche la logica contemporanea può dare. Ecco, io credo che questo articolo di Mario Bertagna rifletta il grande interesse che Francesco aveva nei confronti della filosofia anglosassone, della filosofia analitica, senza cedere all'ideologia della filosofia analitica, che molto spesso, scusatemi, non voglio essere rude come poteva esserlo Francesco, però voglio essere molto franco, molto spesso usa delle scorciatoie visibili, in questo caso tutt'altro. Anzi, la via è molto impervia, per così dire, ma credo molto proficua perché permette di comprendere meglio le strutture argomentative e permette di enucleare meglio anche i contributi filosofici che sono in gioco nelle diverse questioni. All'articolo di Matteo Di Giovanni, al contributo di Matteo Di Giovanni, in realtà già fatto riferimento a Rudi Imbach, credo che sia molto interessante in questo caso vedere da una parte un tema che mi sembra stare molto a cuore a Matteo Di Giovanni in generale, mi sembra che sia anche il leitmotiv del libro introduttivo su Averroè che ha recentemente pubblicato, cioè il rapporto, non so se dire organico in termini gramsciani o forse disorganico, di Averroè con il potere almohade. Ecco,
Io trovo che questa chiave di lettura è estremamente proficua e interessante, cioè non abbiamo l'averoe dei latini, non abbiamo però neppure un averoe un po' caricaturale come modello di razionalità astratto, abbiamo un intellettuale che costruisce la sua carriera e che spesso è costretto anche a modificare parti della sua produzione in rapporto al potere con cui nel bene o nel male si è legato, di cui in parte, scelta di cui in parte pagherà le conseguenze, ma ripeto soltanto in parte. Questo è il primo aspetto, cioè abbiamo un averoe storicamente molto ben collocato proprio dal punto di vista geopolitico. Un secondo elemento che mi sembra degno di attenzione è il fatto che questa lettura di Matteo Di Giovanni, che si concentra sul problema dell'onniscienza divina, anzi io lo direi in maniera ancora più esplicita, si concentra sul problema dell'omonimia tra la scienza divina e la conoscenza umana. Quindi se il fatto che la scienza divina sia del tutto equivoca alla scienza umana, forse dovremmo dire il contrario, che la conoscenza umana sia del tutto equivoca rispetto alla scienza divina. Ecco, questa traiettoria è il tema di molti passaggi della metafisica di Averroè, sia dal compendio sino al Tafsir, ma anche il tema della famosa Damima, dell'appendice al discorso decisivo. Questo tema individuato a Matteo Di Giovanni permette di confermare, per quel che c'è possibile, anche la cronologia che oggi risulta essere un po' più accreditata, per esempio nel passaggio dal compendio al trattato decisivo, al Tafsir. In questo modo, in qualche modo, l'appendice, la damina del trattato decisivo, viene giustamente collocata a metà strada tra l'epitome, la metafisica e il trattato decisivo, e questo mi sembra un elemento interessante anche semplicemente per tutti coloro che sono che vogliono ricostruire un po' anche dal punto di vista storico cronologico la produzione averoista. Infine, per quello che riguarda la posta filosofica in gioco, credo che questo contributo permetta di evidenziare un aspetto che viene secondo me un po' trascurato nell'ambito degli studi sulla ricezione latina di Averroè, che si concentra sui grandi temi, inutile dire, sulla questione dell'unicità e separazione dell'intelletto possibile, ma in realtà un tema che sembra permeare tutto l'esemplarismo latino del XIII secolo, anche in maestri, anche in autori che naturalmente nessuno si sognerebbe mai di definire averroisti, anche i maestri francescani, è che l'idea dell'esemplarismo divino viene impostata a partire da quello che Averroè dice, soprattutto per esempio nel XII libro della Metafisica, altri testi erano molto meno accessibili nell'ambito latino, e cioè che mentre nel campo della scienza umana sono le cose a essere la causa della nostra conoscenza, nel campo della scienza divina è Dio essere la causa della conoscenza delle cose. Allora, naturalmente noi abbiamo tutta una storia puramente latina di questa adagio, di questo assioma, a partire dalla questione dei Deis di Agostino, però credo che sia significativo che in realtà molti autori latini citino in questo caso Averroè, in questo caso Averroè funge da auctoritas teologica al di sopra di ogni sospetto e anzi permea, per così dire, questo tipo di approccio. Il contributo di Olga Weyers riguarda l'organo del senso comune, cioè qual è la collocazione, oggi diremmo neurofisiologica del senso comune. Chiaro che qui l'alternativa è tra il modello cardiocentrico aristotelico e il modello, non so se si possa dire in italiano, cerebrocentrico, invece elaborato sia nella tradizione, in parte, della tradizione araba, sia soprattutto nella tradizione medica. È chiaro che qui Avicenna gioca un ruolo decisivo. Anche se poi è interessante il fatto che Avicenna in realtà esita abbastanza tra il cardiocentrismo aristotelico e l'idea in cui il cervello sia la sede, diciamo, di tutti i sensi interni. Come sua consuetudine, la Weyers presenta una documentazione abbastanza estesa che comprende da una parte la Summa Lensis, in realtà la Weyers parla sempre di Summa di Alessandro di Hales, non come opera collettiva, il Tractatus de Multiplici Divisioni di Giovanni della Rochelle, il De Homine di Alberto Magno e poi, diciamo, la tradizione più strettamente del De Anima, cioè l'Anonimo di Gautier, l'Anonimo edito da Paola Bernardini, il De Anima dello stesso Alberto Magno. Allora, per me, per esempio, una cosa che mi ha molto incuriosito, di cui confesso di non aver avuto mai nessun sentore, è che c'è il tentativo di fare una sintesi tra cardiocentrismo e cerebrocentrismo, e in questo caso la Summa Lensis gioca davvero un ruolo decisivo, perché si tende in qualche modo a differenziare quella che potrebbe essere l'origine, per così dire, dell'organo, dalla collocazione dell'organo in senso stretto,
in questo caso bisogna in qualche modo accettare i risultati della descrizione della collocazione dei sensi interni del cervello da parte di Avicenna stesso. Andrea Tabarroni si occupa di meteorologia e se ne occupa in maniera eccellente, devo dire, per varie ragioni, non soltanto, anche in questo caso devo dire non soltanto perché è qui, ma la prima è che è molto interessante dal punto di vista della scelta delle tipologie delle fonti, cioè qui non stiamo sull'ambito semplicemente delle classiche tipologie di fonti che sono state sempre utilizzate per ricostituire la letteratura meteorologica nel Medioevo e per esempio la letteratura sintagrematica, cioè i trattati sui sincategoremata, ma lo fa in riferimento ai sofismata. E questo già è un primo elemento, credo, di novità, che insomma permette di aggiungere un ulteriore tassello rispetto al quadro che lo stesso Tabarroni in precedenza e Sten Ebbesen avevano cominciato a tracciare. In riferimento ai sofismata, il secondo elemento, è possibile cominciare a in qualche modo navigare in questa letteratura che, almeno per quanto mi riguarda, rimane ancora molto difficile da decifrare, perché è difficile comprendere la natura delle raccolte che abbiamo sotto mano. Allora, mi correggeva Andrea che qui, credo che Andrea lo faccia in riferimento soprattutto a quattro raccolte, una del manoscritto Vaticano, il 76-78, due manoscritti parigini, 16-130 della Biblioteca Nazionale, 16-135, l'altro me ne sono scordato a memoria, e un manoscritto di Monaco. Ora, dall'analisi che Andrea propone, è interessante vedere, per esempio, come già all'interno del manoscritto parigino ci siano dei rinvii relativi, e questo codice parigino ha rapporti con la raccolta di Monaco, e questi rapporti non sono così scontati. Cioè, quello che per esempio Alain de Libera pensava, credo che sia la prima collezione del manoscritto parigino, essere una raccolta databile nella prima parte del XIII secolo per la sua semplicità, invece probabilmente è una raccolta più raffinata, se ho compreso bene l'argomento, perché in realtà sono state estrapolate le uniche cose veramente significative dei sofismata dell'altra raccolta. Quindi, se l'elemento di datazione era basato soltanto sull'apparente natura più semplice o più elementare di questi contributi, in realtà potrebbe essere rovesciato, cioè potrebbe essere posteriore rispetto alle altre raccolte. La questione poi delle attribuzioni di queste raccolte, non nel senso di dover trovare dei nomi agli autori, ma anche del fatto che talvolta si tratta di raccolte in cui uno stesso maestro è autore di più sofismi e talvolta di raccolte totalmente eterogenee, rimane per così dire molto difficile, e anche questa molto affascinante. Se passiamo dal livello filologico molto accurato, perché poi Andrea appunto ha pubblicato tutto questo materiale che suppongo costi molto tempo e molta fatica, dal punto di vista filosofico la cosa più interessante, sempre sperando nell'indulgenza di Andrea e chiedendo di correggermi se sbaglio, è la dissociazione nell'interpretazione del sofismo in gioco, che forse non ho citato, cioè che Socrate come tutto è meno che Socrate stesso, ecco, l'interpretazione in termini dell'alternativa sincategorematica categorematica e quella invece in termini di distribuzione, se tutto venga preso in maniera distributiva o non distributiva. E questo permette ad Andrea di trarre una conseguenza, secondo me, molto interessante dal punto di vista storico-filosofico, cioè una differenza tra l'approccio del XIII secolo, in cui la preoccupazione semantica sembra essere ancora quella principale, a quello invece del XIV secolo, anche del tardo XIV secolo, sino a poi arrivare allo stesso Paolo Veneto, in cui invece l'istanza principale sembra di essere di natura analitica, o potremmo forse dire sintattica, cioè forse anche se i modelli elaborati in questi che Andrea ricava da questi manoscritti non sono perfettamente omogenei, perché la soluzione più scontata non è quella che viene normalmente difesa fino alla fine, però emerge una maggiore attenzione sull'aspetto semantico piuttosto che su quello sintattico. Un'altra ricchissima documentazione è quella prodotta, io qui non posso che esprimere tutta la mia ammirazione, da Pietro Rossi, perché abbiamo ben 14 testi che mostrano più o meno sono dei prologhi, per così dire, di commenti o questioni sugli analitici secondi di Aristotele, e che mostrano qual è o quale dovrebbe essere la collocazione di quest'opera all'interno o
della logica in senso stretto o delle enciclopedie del sapere in generale. Ovviamente il commento di Tommaso d'Aquino funge in qualche modo a spartiacque tra quelli precedenti e quelli successivi. Se diciamo nei grandi commenti precedenti, Grossatesta e Chilwodi, l'idea è soprattutto il modello, come inevitabile, è quello più o meno boeziano, quindi la differenza tra inventio e iudicium, o l'idea che ci debba essere una disciplina che sia regulans e un'altra parte della logica che sia regulata, che penso sia l'approccio di Chilwodi. Dopo il commento di Tommaso è evidente tutta l'inserzione, diciamo, della riscoperta di tutta, del complesso dell'opera aristotelica, ma anche delle classificazioni delle scienze. Forse Chilwodi è interessante in questo senso, perché in questa transizione, no, Chilwodi è anche l'autore del Ortuscienziarum, quindi si può fare un confronto sulle classificazioni delle scienze in generale. Però di tutto il materiale ricchissimo, ripeto, una documentazione estremamente preziosa offerta da Pietro Rossi, sinceramente quello che a me colpisce di più è il prologo di Rodolfo il Bretone, perché in questo caso persino la presentazione di un'opera tutto sommato neutra come gli analitici secondi viene messa in relazione al tema ultimo della felicità umana. Cioè, come sintetizza molto efficacemente Pietro, in realtà noi dobbiamo vivere per conoscere, e la conoscenza è ciò che ci permette fondamentalmente di vivere bene. Quindi è proprio l'ideale, per così dire, degli artiste alla fine del XIII secolo. Poiché recentemente Jacopo Costa ha editato un commento che egli ritiene essere la seconda redazione, credo con motivi fondati, del commento di Rodolfo il Bretone all'Etica Nicomachea, è interessante notare che in questo caso Rodolfo il Bretone, una volta diventato bacelliere, studente, poi bacelliere di teologia, cambia completamente quello che era stato il suo approccio quando era maestro alle arti. Quindi tutto quello che riguarda la felicità e la filosofia come ultimo orizzonte della vita umana viene molto smussato, diventa tutt'altro. Non so se Rodolfo il Bretone avrebbe potuto fare la stessa cosa anche in riferimento agli analitici secondi, però questo mi ricorda un po' quella che è la parabola sia nostra sia di molti altri colleghi che nelle varie parti della propria carriera universitaria hanno rivendicazioni corporative e sindacali diverse. Adesso credo che l'unica preoccupazione di molti colleghi universitari sia lo sblocco degli scatti triennali. Ma questo ha poco a che fare con Rodolfo il Bretone, evidentemente. Un contributo, ho quasi finito, me ne restano due, che ovviamente mi ha molto interessato, è quello di Fabrizio Merini sull'embriologia di Tommaso d'Aquino. Abbiamo ancora qualche minuto? Certo, certo. Allora, il tema è, in realtà è la risposta di Fabrizio a un attacco anche abbastanza violento che gli aveva portato Toner negli Oxford Studies in Medieval Philosophy a proposito dell'embriologia di Tommaso d'Aquino. L'idea è che, per banalizzare un po' la questione, l'idea di Toner e non di Amerini è che in realtà se Tommaso fosse stato, questa è una delle ucronie più assurde che uno possa leggere, ma comunque bisogna riportare, se Tommaso fosse stato a conoscenza della biologia contemporanea avrebbe modificato la sua idea sul momento in cui viene insufflata l'anima razionale dell'uomo. Credo che Fabrizio abbia tutte le ragioni di questo mondo, sia per contestare il metodo dell'obiezione di Toner, sia per dire che probabilmente Tommaso, forse anche davanti all'evidenza dell'embriologia contemporanea, non avrebbe cambiato parere. E io credo che abbia ragione, perché in realtà perché Tommaso sostiene l'idea che l'ominizzazione dell'embrione accada così tardi? Ma perché non è una tesi biologica, per così dire, non è una tesi naturalistica, è una tesi legata a uno dei principi fondamentali del pensiero di Tommaso, cioè l'unicità della forma sostanziale. I diversi stadi dell'embrione sono per Tommaso, questa è la notissima differenza rispetto all'embriologia di Alberto Magno, sono degli stati discreti, discontinui, e qualsiasi processo continuo ipotizzerebbe invece una pluralità delle forme. Allora, io credo che, e questo mi permetto anche di dire, che per i 50 anni dopo la morte di Tommaso essere tomisti voleva dire questo, cioè credere nell'unicità della forma sostanziale, non tanto credere nella distinzione reale tra essere e essenza o nelle 24 tesi dei tomisti del XX secolo. Insomma, c'è gente che ha pagato con il silenzio e con la censura, penso a Knappel, il fatto di aver difeso Tommaso, almeno sino al Concilio di Vienne, sull'idea dell'unicità della forma sostanziale.
L'articolo è anche molto interessante perché non è soltanto una risposta a Tone, ma è una risposta anche ad altre, insomma, preoccupazioni su questa stessa materia, sì, di Alden e Lee, sia un articolo piuttosto datato di Bazin che diceva che la posizione di Tommaso è anche del tutto incomprensibile dal punto di vista filosofico. Sinceramente non lo credo neppure io. Se c'è una cosa che mi permetterei molto amichevolmente di sottolineare nei confronti di Fabrizio è che invece non comprendo la sua cautela nel dire però tutto questo non ha niente a che fare con la questione dell'aborto. Cioè si può mantenere il fatto che l'aborto sia una cosa assolutamente da evitare perché il problema dell'aborto è totalmente slegato dalla questione del momento in cui l'embrione diventa uomo. Ma io credo che sia una cautela eccessiva. Cioè sinceramente se noi manteniamo che l'assunto di Tommaso è la continuità, scusate, la discontinuità, l'elemento discreto, la successione delle anime, perché Tommaso stesso ritiene che qualsiasi gradazione delle forme sia un elemento di discontinuità e quindi un argomento a favore della tesi pluralista, credo che bisogna riconoscere che la tesi di Tommaso d'Aquino dovrebbe avere come implicazione, implicita certamente, ma neppure tanto implicita, il fatto che questa non è una mia posizione ideologica contemporanea, io sto solo cercando di leggere Tommaso, che qualsiasi interruzione di gravidanza prima che l'anima razionale venga insufflata non costituisca l'omicidio di un essere umano. Poi che questo sia giusto, ovvero dal punto di vista delle credenze religiose, è un altro problema, però credo che la posizione di Tommaso sia inevitabilmente questa, se ne potrebbe parlare. L'ultimo contributo di cui forse dovevamo parlare è quello di Nuovi Grassi, di Nonato Grassi sulla sostanza, sulla critica di Nicola di Otroipura alla nozione di sostanza, a partire dall'Exigit Ordo, dalle lettere a Bernardo d'Arezzo, ma anche dalla risposta a Egidio De Feno. Molto interessante capire il modo in cui Nicola di Otroipura identifica la sostanza con la quantità permanente e il movimento con la quantità successiva, quindi, ma soprattutto le implicazioni di carattere epistemologico, cioè che una stessa nozione, o meglio, che una stessa realtà può essere espressa attraverso dei contenuti neumatici differenti, delle intenzioni diverse, o che a uno stesso esse subiectivum nella realtà possono corrispondere diversi esse obiettiva nell'intelletto. Senza che questo poi necessariamente debba essere inteso in termini moderni come una forma di relativismo. Avevo accennato, lo faccio in un minuto, che ci sarebbero state soltanto due sovrapposizioni, le riduco molto brevemente, non voglio far torto a nessuno degli altri che non cito perché sono stati già trattati molto meglio di me di quanto avrei potuto fare io da parte di Imbach. Ritorno, cito soltanto il contributo di Cristina che coglie veramente un nervo scoperto in tutta la noetica tommasiana, è un contributo come sempre, e questo non è sorprendente, tutt'altro di una precisione esemplare, di una grande onestà, perché credo che anche Cristina ritorni su alcune delle interpretazioni che la stessa Cristina aveva proposto in precedenza e che lascia secondo me un grande compito che gli allievi di Francesco dovrebbero fare, cioè scrivere una storia dell'astrazione nella tradizione peripatetica. Uno potrebbe dire l'ha già fatto in parte Alain de Libera, credo che ci sia ancora molto da scrivere. Credo che sia evidente che in Aristotele ci siano due modelli astrattivi completamente diversi. Non voglio dire che siano incoerenti, io credo che Aristotele avesse una preferenza, cioè un modello eliminativista e un modello induttivo cumulativista. Io continuo a pensare che sia questo secondo modello quello più coerente con Aristotele. Ma è tutto interessante la storia della ricezione di questi due modelli già nella tarda antichità nel mondo arabo, col progressivo slittamento al fatto che alcuni dei primi interpreti intendano l'astrazione come opera dell'intelletto del nous dynami, e poi diventa invece scontato che l'astrazione è l'operazione dell'intelletto agente. Ma perché e quando si determini questo slittamento, secondo me, è una storia ancora tutto sommato da scrivere. Quindi l'idea stessa di quale sia il ruolo dell'intelletto agente cambia anche in rapporto a questa storia. Quindi ringrazio Cristina per averlo risollevato. E l'ultimo è quello di Gianfranco Fioravanti perché tocca un tema a me molto caro, però io devo dire non ho mai incontrato una documentazione così ricca su un tema epocale come la scomparsa della filosofia, in cui abbiamo finalmente un quadro precisissimo di quello che accade intorno più o meno al V secolo, soprattutto nel mondo latino, nella biografia, cioè in parallelo alla biografia di Agostino,
che parte da questa identificazione giovanile tra vera religia e vera filosofia, per poi finire appunto col fatto che forse i filosofi non esistono più, se esistono sono superflui, e il punto di partenza di Gianfranchi è appunto l'epistola di Oscolo. E credo che questo permetta anche di cogliere una questione un po' più profonda, che a me sta molto a cuore, cioè che abbiamo la tendenza a considerare la filosofia come una forma che accompagna da sempre, perennemente, l'essenza umana. Io non lo credo. Cioè io credo che ci siano state tranquillamente secoli senza filosofia, anche dopo l'origine della filosofia in Grecia, evidentemente. Credo che la filosofia, qui uso volutamente in termini provocatori un termine tecnico foucauldiano, sia un episteme rara, non dovrei dirlo perché ho la R mosh, ci sono due R, quindi è una cosa difficile per me dire, cioè molto fragile, che abbia bisogno di condizioni politiche da una parte, sociali, storiche, ma anche di condizioni intellettuali ben determinate, che quindi i fenomeni di scomparsa della filosofia debbono essere affrontati appunto non in modo attraverso grandi teoremi storiografici, ma nella maniera precisa, puntuale, in cui viene fatta da Fioravanti in questo contributo. Questo credo mi permette di venire a un'ultima parola conclusiva su quella che è per me l'eredità, la memoria di Francesco. Abbiamo tutti sottolineato il nesso tra filologia e filosofia. Francesco ha cominciato a fare un lavoro in Italia tantissimi anni fa, però abbastanza inconsueto all'epoca, cioè l'idea che un medievista filosofico dovesse possedere l'intera palette degli strumenti della medievistica, cioè non solo evidentemente la conoscenza del latino e del greco, la conoscenza della tarda antichità, la conoscenza perfetta di Aristotele, della tradizione aristotelica, senza discontinuità tra antichità, tarda antichità e medioevo, la paleografia, l'ecdotica, insomma tutti gli strumenti che oggi vengono normalmente considerati come propri di un medievista. E questo è un lavoro, ripeto, che all'epoca erano in pochi a fare, io parlo a livello internazionale, non soltanto a livello nazionale. Ma il perché di questa congiunzione, di questa associazione? Per curiosità erudita, cioè perché è giusto che un medievista conosca bene le proprie fonti, conosca gli strumenti per accedere ai testi inediti, questo è ovvio, e quindi non andrebbe ulteriormente sottolineato. Credo ci sia anche qualcosa in più, o perlomeno questo è il modo in cui io cerco di vivere questa esperienza, in maniera molto più piccola, più modesta, però è questo che rimane del ricordo di Francesco, cioè è l'idea che tanto la storia della filosofia quanto la filologia, soprattutto se associate, permettano di rispettare l'alterità del passato. Il fatto che il passato non sia visto, si insisteva prima sulla continuità, d'accordo, anche nel titolo della cosa, però questa continuità non deve nascondere le differenze, e il rispetto di queste differenze è appunto quello che viene garantito dalla filologia e da un certo tipo di storia della filosofia. Non perché per partito preso le discontinuità o le differenze ci siano più simpatiche delle continuità o dei lunghi teoremi storiografici, ma perché questo è l'unico modo l'unico modo per liberare risorse per chi vuol fare un pensiero militante. Io credo, lo diceva già Spinoza in altri termini molto più eleganti, che la filosofia, la storia dei testi, abbia una grande carica di emancipazione, di liberazione. E credo che un'esperienza, una lezione che Francesco ci ha dato, sia proprio questo. Grazie. Beh, ringraziamo molto Pasquale Porro, davvero, per questa illuminante presentazione. Assieme a lui due parole di ringraziamento conclusive anche per Rudy Imbach. Credo che i due relatori di questo pomeriggio siano mirabilmente riusciti nel raggiungimento di tre obiettivi. Il primo è quello di farci ricordare vividamente Francesco del Punta, il suo modo di intendere l'insegnamento, la propria funzione di studioso e di maestro, il suo modo di interagire con i suoi allievi, i suoi collaboratori. Il secondo punto è quello di essere riusciti a farci capire meglio in questo volume dedicato alla memoria di Francesco. Chi lo conosce ha certamente adesso la voglia di rileggerselo, chi non lo conosce forse adesso è incuriosito, sarà spinto a procurarselo e a studiarlo.
Il terzo obiettivo è quello di averci dato uno sguardo davvero competente, estremamente competente e illuminante sulla storia della filosofia medievale. In questi due relatori hanno mostrato in controluce tutta la loro bravura, tutta la loro competenza. E siamo davvero molto grati a Rudi Imbach e a Pasquale Porro per aver messo la loro competenza a servizio di questa presentazione e per aver onorato davvero in maniera ammirevole la memoria di Francesco Del Punta e il volume che gli è stato dedicato. Concludiamo questo incontro, come vi dicevo, in maniera conviviale. C'è un piccolo rinfresco giù preparato nella sala del Gran Priore al secondo piano. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio Agostino Paravicini Bagliani. Non ho fatto in tempo a ringraziare prima il vice direttore della scuola Claudio Sciocciola, il professor Claudio Sciocciola, che ci onora della sua presenza. Un grazie sentito agli studenti, ai ricercatori, a tutti i partecipanti e con l'augurio, insomma, di rivederci presto. E possiamo certamente interloquire con i relatori e tra di noi mentre beviamo qualcosa giù a rinfresco. Grazie a tutti e buonasera. Grazie a voi.